È stata un successo l'operazione Meravigliosi Fondali, voluta fortemente dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dal presidente Tommaso Pellegrino e dal direttore Romano Gregorio, per rendere ancora più bello il mare della costiera cilentana. Una iniziativa realizzata in collaborazione con l'area marina protetta di Punta Campanella, alla presenza del direttore Antonino Miccio. Il tutto ha avuto inizio a San Marco di Castellabate, con la prima parte della missione grazie ai diving Sub Maniagropoli e AS Sub Cilento, impegnati in operazioni di pulizia su Punta Tresino e Punta Pagliarolo, a poche miglia dal porto. Alle 12 poi la truppa si è spostata a Marina di Camerota con il diving Continente Blu, con il recupero dei rifiuti del fondale in zona Lamagnosa. L'evento è stato organizzato in collaborazione con i volontari, pescatori, associazioni locali, amministrazioni comunali e guardia costiera. Importante è stato il bottino raccolto da sub e professionisti del settore: decine e decine di metri di reti da pescatore ormai in disuso, plastica e perfino un ventilatore. Soddisfatti il presidente del parco Tommaso Pellegrino e il direttore dell'area marina protetta di Punta Campanella Antonino Miccio. La pulizia dei fondali è una delle attività che uniscono i volontari, chi lavora nell'area marina, i pescatori, soprattutto chi lavora con la subacquea, insieme per fare un servizio per la comunità. Ed è un segnale molto importante, che dà il senso che esiste un'area marina protetta insieme a tante altre cose. Sono tutte quelle attività che vengono considerate minori, o di impatto minore rispetto alle grandi attività di conservazione, ma che invece sono estremamente importanti. Il parco è già bello perché la natura ce lo ha consegnato bellissimo, straordinario, ma noi dobbiamo lavorare per mantenerlo pulito. Oggi con questa iniziativa voglio ringraziare i tanti volontari che si sono adoperati per ripulire il nostro mare, per ripulire le nostre aree marine protette. Un bel segnale, una bella giornata, una giornata di festa, una giornata di entusiasmo, ma quello che noi oggi volevamo far capire soprattutto ai più giovani: cerchiamo di mantenerlo pulito il nostro mare, adoperiamoci per difenderlo, adoperiamoci per fare in modo che quel bene prezioso che ci è stato consegnato, che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio, possiamo conservarlo in modo più bello e pulito possibile. Ecco, veramente un grande grazie a tutti, agli amministratori, ai sindaci dei comuni interessati chiaramente, ma soprattutto veramente ai volontari per il lavoro straordinario che hanno fatto.